Buonasera, buonasera e ben ritrovati a Storie e Misteri con una puntata quanto mai ricca, ricca di spunti interessanti legati a viaggi, sia vicini sia lontani. Con me, la mia compagna di viaggio in questa avventura. Ciao Aristide, ben ritrovati. Virginia Reniero. Bentrovati a tutti e partiamo subito con un argomento estremamente ponderoso, perché parliamo degli Etruschi, che è una civiltà quanto mai misteriosa che ha dato filo da torcere ai Romani. L'origine è misteriosa, no? Perché si presuppone, ci sono diverse ipotesi, che siano autoctoni, cioè propri del luogo dell'Etruria, che vengano dal nord Europa addirittura, o che verosimilmente, e questa è l'ipotesi più accreditata, arrivino dall'Asia Minore, dall'attuale Turchia. Sì, infatti, secondo uno storico greco che è vissuto nel V secolo, stiamo parlando di Erodoto, l'origine del popolo etrusco non sarebbe la penisola italiana, ma bensì l'Asia Minore. Infatti, dopo la guerra di Troia, quindi ci troviamo intorno al 1170 avanti Cristo, questo popolo, per motivi legati a delle carestie, quindi per necessità, per dei bisogni primari, approda sulle coste dell'Italia centrale e comincia a farsi chiamare popolo dei Tirreni, il nome proprio del loro capitano Tirreno. Certo, ecco, c'è da dire, cara Virgi, che questa teoria è stata messa in dubbio da alcuni studiosi moderni come Massimo Pallottino o altri luminari dell'etruscologia, ma poi, come spesso accade nell'archeologia, nuovi reperti, cioè reperti legati al mondo funerario soprattutto, sono emersi, sono stati ritrovati e hanno in qualche modo confermato definitivamente l'origine degli Etruschi in Asia Minore. Sì, in particolare diciamo che la scoperta decisiva che avvalora questa teoria è il ritrovamento di un altare che noi abbiamo visto, si trova in una necropoli etrusca a Sodo, che è vicino a Cortona, e appunto questo altare, da un punto di vista di stile architettonico, ricorda molto un altare che è presente a Mileto, quindi in Asia Minore. Nella Ionia, esattamente, sulla costa occidentale dell'Asia Minore. Esatto. Quindi non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo a vedere insieme cosa abbiamo visto a Cortona. Gli Etruschi, questi sconosciuti. Eppure il mistero degli Etruschi, e più precisamente la loro provenienza, potrebbe essere in via di risoluzione. Una risposta, quella sull'origine di questo antico popolo che tanto influenzò i Romani, che arriverebbe dagli scavi, recentissimi e ancora in corso, sul sito vicino a Cortona, in località Sodo. Qui, innanzitutto, sono venute alla luce due tombe a tumulo molto antiche, risalenti niente meno che all'VIII VII secolo a.C. In particolare, la sepoltura a tumulo numero 1, quella meglio conservata e più labirintica, ricorda in molti aspetti analoghe strutture greche del periodo miceneo, su tutte la monumentale tomba degli Atridi a Micene. All'interno della struttura scavata vicino a Cortona, un'iscrizione, probabilmente l'iscrizione funebre, l'epitafio del proprietario e di sua moglie, ci fa capire che siamo in presenza di una tomba di famiglia. Questo elemento, unito ai tanti oggetti del ricco corredo funerario in stile orientaleggiante, rende evidente la dipendenza degli Etruschi dalle società preelleniche e soprattutto dell'Asia Minore a cavallo del primo millennio avanti Cristo. Il primo utilizzo di questa tomba risale al VII secolo avanti Cristo. Successivamente al suo interno furono scoperti utensili e ceramiche di fattura greco-orientale. Questa appare un'ulteriore testimonianza del fatto che l'origine etrusca potrebbe essere appunto l'Asia Minore. Ma è un altro e più importante particolare che suggerisce in modo definitivo l'ipotesi che gli Etruschi possano aver avuto significativi contatti, se non addirittura la propria origine, dai popoli dell'Asia Minore in epoca arcaica. Si tratta di un importante monumento, un altare votivo, che è stato recentemente scavato vicino all'altra grande tomba, il tumulo 2, rinvenuta all'interno di questo sito archeologico antichissimo. Un altare ad Apollo con caratteristiche architettoniche che non lasciano dubbi. La tipologia dell'altare conferma i rapporti con la città di Troia, ritenuta importante riferimento per la fondazione di Cortona. Infatti è molto simile all'ara di Poseidone di Mileto, che fu un importante luogo di culto per gli antichi troiani.
eccoci qua, insomma, il mistero sembra risolto, il mistero sull'origine degli Etruschi, ma, cara Virgi, c'è un altro ulteriore elemento che corrobora l'origine del popolo etrusco in Asia Minore, ed è la lingua. C'è subito da dire che la lingua degli Etruschi non è stata ancora decifrata, ci sono ancora molti, molti dubbi e molte incertezze, però è stata sufficientemente compresa per poter dire, far dire a Massimo Pallottino, questo grande etruscologo, che l'origine è appunto da una lingua pre-indoeuropea che si era diffusa, che era sorta in Asia Minore, appunto in Lidia, e poi si sarebbe diffusa in tutto il Mediterraneo e quindi anche in Etruria. Sì. Questo è un altro elemento. Sì, infatti, studiando appunto i ritrovamenti di questi reperti di lingua etrusca, è stato notato che appunto molte lettere appartengono anche ad altre lingue indoeuropee, e soprattutto lettere che sono presenti nell'alfabeto etrusco sono state ritrovate anche nell'alfabeto greco, quindi tutto sembra coincidere. Certo, e queste lettere trovate nell'alfabeto greco erano questi segni, questi grafemi tecnicamente, erano presenti nelle lingue dell'Asia Minore, alcune delle lettere greche, e poi anche i greci li avrebbero adattati alla loro lingua. Sì, esatto, quindi anche la lingua e soprattutto il fatto che si legga da destra verso sinistra come altre lingue indoeuropee afferma l'origine degli Etruschi dall'Asia Minore. Quindi vediamo cosa abbiamo visto nei sotterranei di Chiusi. Sono ancora tanti i misteri che riguardano il popolo etrusco. Misteri che però iniziano a ricevere le prime convincenti risposte in seguito a dotti studi di esperti, tra i quali si sono distinti gli studiosi italiani, ad iniziare da Massimo Pallottino. La città etrusca sotterranea di Chiusi, la cui esplorazione, è bene ricordarlo, è solo nella fase iniziale, che quindi può riservare altre importanti sorprese, ha rivelato decine di cunicoli che si snodano per centinaia di metri sotto il piano calpestato. Sono i condotti per l'approvvigionamento dell'acqua e profonde cisterne dove essa veniva raccolta. Una così rilevante necessità idrica ci fa capire, e questa è una novità recente, come gli Etruschi, una volta che dopo il X secolo a.C. divennero società organizzata, ebbero bisogno di disporre di ingenti quantità d'acqua per irrigare le coltivazioni e i pascoli sempre più estesi e per le loro attività proto-industriali come la tintura e la concia delle pelli. Ma un altro ben più importante mistero degli antichi Etruschi è in via di risoluzione grazie alle scoperte nel sottosuolo di Chiusi. Le numerose iscrizioni ritrovate, alcune scritte in due lingue, etrusco e latino, un po' come la stele di Rosetta, anch'essa redatta in due lingue, l'egizio e il greco, e tutte che si leggono da destra e sinistra, ci permettono di iniziare a decifrare i misteriosi segni etruschi. E appare sempre più evidente come molte lettere siano state prese dall'alfabeto greco e verosimilmente adattate alla pronuncia etrusca. Una scoperta importante, essenziale anche per rafforzare l'ipotesi che il popolo etrusco provenga dalle zone preelleniche dell'Asia Minore. Dopo questo tuffo nella lingua etrusca, diamo spazio per qualche minuto alla pubblicità. Eccoci di nuovo insieme e adesso andiamo a caccia di un favoloso tesoro, cara Virgi. Il tesoro di Porsena. Esatto, perché diciamo subito che i grandi tesori, quelli che hanno fatto sognare generazioni di archeologi, non sono solo nell'antico Egitto o tra gli Incas o gli Aztechi, popoli favolosi quanto mai esotici, ma sono anche a casa nostra. In particolare famoso sarebbe il tesoro di Porsenna. Chi era Porsenna? Un grande personaggio, un lucumone, il
forse il personaggio più famoso degli Etruschi, che visse attorno al 500 a.C. e che fu acerrimo nemico di Roma. Su Porsena ci sono varie leggende. Questo fu uno dei più importanti re etruschi, come appunto hai detto bene, acerrimo nemico di Roma, tanto che riesce per un determinato periodo non solo a sconfiggere i romani, ma anche a conquistare Roma e impone l'obbligo ai cittadini romani di erigere un monumento in rame, una sorta di altare a cui versare regolarmente tributi in suo nome. Poi il mito non si ferma, perché su Porsenna c'è anche un'altra importante leggenda, che sarebbe quella della sua tomba mausoleo piena d'oro. Certo che il suo popolo, appunto gli Etruschi, e soprattutto la città di Chiusi, che era una delle città principali della Dodecapoli etrusca, dove Porsenna visse gran parte della sua vita, avrebbero fatto un grande mausoleo pieno d'oro proprio in onore di questo re. Sì, e non è tanto una cosa campata in aria, perché di questo mausoleo parla uno storico romano, Plinio il Vecchio, nel suo Trattato di Storia Naturale. E pensate che lo descrive talmente bene che sembra quasi impossibile che non esista. Quindi è avvalorata l'ipotesi e tuttora gli archeologi sono convinti che ci sia appunto questa tomba. Infatti nel 1920 alcuni ritrovamenti archeologici sono stati pubblicizzati come il ritrovamento del mausoleo di Porsenna. Si trova appunto in località di Chiusi e sembra appunto coincidere con lo scritto di Plinio il Vecchio, che diceva che appunto questa tomba fosse preceduta da un labirinto per rendere ancora più inaccessibile e difficoltosa l'entrata. Ma sarà proprio vero? È un grande mistero e noi siamo andati a vederlo. Sì, ci siamo inoltrati nei cunicoli che vi faremo vedere nel servizio. È stato sicuramente il sovrano etrusco più potente e maggiormente dotato di straordinarie ricchezze. Porsenna fu Lucumone, vale a dire re della città di Chiusi e tra i più potenti del popolo etrusco, tra il VI e il V secolo a.C. e mostrò sempre un grande potere carismatico. Accumulò poi un'enorme ricchezza a seguito degli aiuti che arrecò a Tarquinio il Superbo, ultimo re di Roma estromesso dal potere dai sostenitori della neonata Repubblica. Ebbene, per Porsenna, alla sua morte, sarebbe stato costruito un leggendario mausoleo, di cui parlano Varrone e poi Plinio il Vecchio, autori latini successivi. Mausoleo che era introdotto da un articolato labirinto. Secondo la leggenda riportata da Plinio il Vecchio, Porsenna sarebbe stato sepolto con un tesoro inestimabile, consistente in un carro trainato da 12 cavalli in scultura d'oro e una chioccia con 5.000 pulcini, anch'essi in oro, che si pensa dovessero cullare il riposo eterno del re. Quando negli anni 20 del secolo scorso venne scavata a Chiusi questa realtà archeologica sotterranea, sottostante al Duomo, gli studiosi non ci poterono credere e subito pensarono di aver trovato proprio il labirinto di Porsenna. In realtà ben presto il mondo accademico dei ricercatori capì che si era di fronte a un altro tipo di struttura, un bacino idrico per l'approvvigionamento dell'acqua molto più recente, risalente al I secolo a.C., quando Chiusi e tutta l'Etruria erano ormai stabilmente sotto Roma. E il rinvenimento di una grossa cisterna nella parte conclusiva del percorso sotterraneo ha confermato questa interpretazione. Proprio qui sotto passa il cunicolo che porta la cisterna etrusco-romana risalente al I secolo a.C. La cisterna è sorretta da una doppia volta e un pilastro centrale, il tutto rifinito a secco. E noi ora diamo la linea alla nostra collega Mariella Petagine con il suo Archeo TG. Buonasera e benvenuti all'Archeo TG. Oggi il nostro viaggio archeologico ci porta nell'antica Roma, alla scoperta della biblioteca di Celso ad Efeso in Turchia. Una magnifica biblioteca romana, la terza per grandezza nell'impero. Fu costruita tra il 114 e il 117 d.C. da Gaio Giulio Aquila in onore del padre Giulio Celso Polemeano, un noto politico romano di origine greca che divenne senatore e proconsole d'Asia e di cui la biblioteca costituì il monumento funebre.
Con i suoi 12.000 rotoli di pergamena costituiva un immenso patrimonio di conoscenza che purtroppo andò distrutto a seguito di un incendio causato da un terremoto nel 262 d.C. La biblioteca fu poi ricostruita e continuò a funzionare fino al IV secolo. La biblioteca di Celso è anche importante perché ci fornisce un chiaro esempio di come erano strutturate le biblioteche romane. Vi era un'unica grande sala rivolta in direzione del sole nascente, poi tre lati del salone rettangolare con delle nicchie dove venivano custoditi i rotoli, ed infine la parete di fondo con un grande arco che incornicia un abside, dove forse era custodita la statua di Celso o quella della dea Atena. Non abbiamo molte altre informazioni circa la biblioteca di Celso, non conosciamo quali libri contenesse o come fosse amministrata. Trattandosi però di una biblioteca pubblica, si può supporre abbia preso a modello l'immensa biblioteca di Pergamo, che pare contenesse circa 200.000 volumi. Nelle biblioteche pubbliche come questa, vi era un grande porticato dove si poteva leggere a voce alta e rivolgersi ad una platea di ascoltatori. A differenza della maggior parte delle biblioteche private romane, che erano utilizzate per lo studio in solitaria dei giovani romani più colti. Grazie mille Aristide, ti ripasso la linea. Io ringrazio la mia collega Mariella con le sue sempre interessanti notizie dell'Archeo TG e ritorniamo in studio per parlare di nuovo di Chiusi e Cortona, non più etrusche ma medievali. Certo, certo cara Virgi, perché i fasti principali di queste due città, ma di tutta la zona, di tutta la Toscana direi, è il trionfo, sono legati al trionfo del Medioevo. Chiusi in particolare è stata una città importantissima nella zona, in tutta la zona sotto i Longobardi e sotto i Franchi nell'alto Medioevo, ma ancora più sviluppata durante l'epoca coloniale, perché era legata, si legò a città molto fiorenti all'epoca come Orvieto, come anche la stessa Firenze, ovviamente, che era il faro illuminante di tutta la zona, e soprattutto fu sostenuta dal papato, che in quella zona costruì parecchie chiese che abbellirono le varie città. Sì, e vestigia medievali sono state anche ritrovate a Cortona, che noi abbiamo avuto modo di visitare. In particolare, nel corso della storia, a Cortona si impose una famiglia molto potente. Stiamo parlando della famiglia dei Casali. Nel corso appunto degli avvenimenti storici, Cortona passò prima sotto Perugia e successivamente sotto Arezzo, intervallandosi così per svariati anni, poiché queste due città erano acerrime nemiche. Fino al tardo Medioevo, stiamo parlando del 1400 circa, quando passa sotto Firenze, e questo fu un fatto storico decisivo perché ne subì anche l'influenza artistica. A Cortona quindi iniziarono ad aprire grandi botteghe artistiche, in particolare quella di Luca Signorelli, che qui nacque e visse, e quella di Beato Angelico, un famoso pittore. Andiamo a vedere Chiusi e Cortona medievali. Trionfo senza eguali di grande cultura tra Medioevo e Rinascimento. La Toscana, coi suoi borghi antichi, è uno scrigno prezioso di tesori artistici e architettonici, in particolare dal 300 a fine 500, quando il bello e il maestoso davano espressione tangibile alla fede e a ogni forma di pensiero. Le nostre inviate, Virginia e Mariella, sono andate alla ricerca di monumenti e pitture che esemplifichino questa potente concezione estetica e filosofica, e ci mostrano magnifiche vestigia di Chiusi e Cortona, due centri abitati piccoli ma ricchi di bellezze del passato. Già a Chiusi è subito chiaro come il filo conduttore sia la profonda fede cristiana, testimoniata dalla trecentesca chiesa di San Francesco, caratterizzata da una facciata sobria e discreta. La tradizione vuole che l'insediamento della chiesa di San Francesco prenda origine da una visita che il santo stesso fece nel 1212. Inoltre la chiesa sorge su una preesistente chiesa dedicata a San Michele, che a sua volta fu eretta su un originario tempio etrusco. Nel cuore della cittadina toscana è però il Duomo a dare volto concreto al suo grande passato, anche perché è proprio sotto di esso che è stato trovato l'intrico di corridoi del più grande acquedotto etrusco.
L'esterno della cattedrale di Chiusi si caratterizza per questo campanile isolato che diventa appunto campanile nel 1585, poiché inizialmente si trattava di una torre difensiva. Proprio a 12 metri di profondità sotto appunto a questa torre si trova una piscina di epoca romana risalente al primo secolo a.C. ricoperta da un soffitto con volta a botte. Da Chiusi a Cortona il tragitto è breve e si sviluppa sul filo di un paesaggio ricco di storia. Cortona fu un importante centro abitato dell'impero romano, ma con la caduta di esso subì una fase di declino. La città si riprese solo nel tardo medioevo, diventando dapprima un libero comune e poi nel 1325 fu elevata a signoria. La visita alla cittadina in provincia di Arezzo, arroccata su un'altura, si snoda tra viuzze contornate da abitazioni antiche di secoli, da palazzi eleganti o ancora da elementi architettonici, come grandi archi, che fanno da connessione tra gli isolati. L'apice di Cortona è, come quasi sempre, il Duomo, o meglio, in questo caso, la concattedrale di Santa Maria Assunta, la cui costruzione iniziò niente meno che poco dopo l'anno 1000 e durò più di 500 anni. La cattedrale di Santa Maria di Cortona sorge sui resti di un tempio pagano, eppur essendo residenza vescovile non fu mai cattedrale fino al 1507, quando il Papa Giulio II pose fine a questa anomalia, nominandola Cattedrale di Cortona. L'edificio aveva una bella facciata romanica, di cui però rimane poco dopo i rifacimenti rinascimentali. All'interno si va da un generale stile cinquecentesco a rifazioni successive come la volta a botte di inizi Settecento. E sui fianchi delle navate laterali numerose sono le opere che, realizzate nei secoli, testimoniano un lungo percorso di fede. Un esempio, quello di Chiusi e Cortona, al pari di numerosissimi borghi toscani, che si impone per la ricchezza di opere dal valore inestimabile, prova tangibile delle eccellenze artistiche del nostro territorio. Eccoci di nuovo e dopo gli Etruschi e il trionfo del Medioevo in Toscana, andiamo fuori Italia, andiamo in Svizzera, ma dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo insieme, come anticipato andiamo in Svizzera, andiamo fuori Italia, andiamo dopo il Sempione lungo il fiume Rodano, nel cantone Vallese, che è un cantone molto vicino ai nostri confini, e andiamo esattamente un po' prima delle città di Montreux e Losanna, a Saint-Maurice, l'antica Agauno, dove si consumò la leggenda della legione tebana, una leggenda molto particolare che ha dato vita a un grande episodio di fede. Sì, esatto, perché siamo all'incirca nel 280 d.C. quando questa legione tebana, formata prevalentemente da cristiani d'Egitto, arrivata nel territorio del Vallese attraverso il confine tra Italia e Svizzera, si rifiuta di sterminare la popolazione cristiana che sarebbe stata vinta. E questa legione era appunto guidata da Maurizio, da cui prese il nome Saint-Maurice. Questo episodio però non fu tollerato dall'allora generale Massimiano, che sarebbe poi diventato imperatore romano. Infatti Massimiano stesso decise di decimare questa legione, ovvero un soldato ogni 10 fu ucciso o lapidato, quindi un episodio molto brutale che caratterizza Saint-Maurice. Un episodio ovviamente che creò una vasta eco su Maurizio e sulla legione tebana, che divennero per i cristiani dei martiri eroi. Infatti ci fu poi un gruppo di monaci che abitò quel luogo per pregare appunto questo santo, e poi venne costruita proprio sul luogo di questo primo santuario nel 515 d.C. dal re Burgundo Sigismondo, re Burgundo cattolico Sigismondo, una bellissima abbazia che ha
ancora oggi fa bella mostra, esatto, in tutto il circondario. Ma tu lo sapevi che l'abbazia di Saint Maurice ha una leggenda intrinseca, in quanto sorge proprio su quello che era un precedente tempio romano dedicato al culto delle ninfe. Certo, no, non lo sapevo. E c'era una vera e propria comune. C'era una vera e propria sorgente in questo posto. E altra curiosità da sapere è che il re Sigismondo, stiamo parlando appunto del 500 d.C., dopo essersi macchiato le mani di un orrendo delitto in quanto uccise il proprio figlio, pentito si decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita nell'abbazia di Saint Maurice in compagnia dei monaci, e per espiare la sua colpa istituì la Laus Perennis, ovvero la lode perenne, una preghiera ininterrotta per 24 ore in cui si susseguivano i monaci e che durò, pensate, per 300 anni, una cosa strepitosa. Una cosa continua, che generazioni e generazioni di monaci continuavano a recitare, un bellissimo esempio di fede. Lanciamo il servizio su Saint Maurice. Benvenuti in un autentico gioiello di fede cristiana. Benvenuti nell'antichissima abbazia di Saint Maurice, il più antico centro di monaci dell'Europa occidentale ad essere abitato da una comunità senza interruzioni fino ad oggi. Questo splendido esempio di viva religiosità si trova in Svizzera, nella Valle del Rodano, 100 km prima di Losanna. Una comunità, quella di Saint Maurice, che si prepara il prossimo 20 e 21 settembre a festeggiare il Giubileo, un rito cristiano di forte intensità a cui sono invitati fedeli di tutte le diocesi, in particolare di quella di Milano, in nome dell'antica amicizia del IV secolo tra Ambrogio e Teodoro, vescovo della vicina Martigny. La tradizione vuole che sia stato San Teodoro, primo vescovo di Martigny, a far costruire una prima basilica nel 381, questa qui. L'avrebbe fatto in accordo col vescovo di Milano Sant'Ambrogio, punto di riferimento religioso dell'impero romano all'Occidente, ormai cristianizzato. Come santo a cui dedicare la nuova basilica fu scelto San Maurizio, uno dei più venerati. Qui vicino, ad Agauno, lui e gli altri soldati della legione Tebea si rifiutarono di giustiziare alcuni cristiani, pagando il loro gesto con la vita. Molte le chiese a lui dedicate per ricordare il suo martirio, ma l'abbazia di Martigny divenne subito la più famosa. Si credeva che qui il santo avesse poteri miracolosi. A pregarlo venivano ogni giorno pellegrini da tutta Europa, anche infedeli non battezzati, ma da lui molto affascinati. Qui siamo nella seconda tomba di San Maurizio, esterna alla chiesa rispetto a quella originaria. Questo per permettere ai pellegrini non battezzati di poter rendere omaggio al santo senza entrare nella chiesa. La basilica trasse poi ulteriore importanza dalla vicinanza di Martigny, l'antica Octodurus, che nel tardo impero romano fu il centro principale della regione e il più attivo nel dare spazio alla neonata religione cristiana. Martigny fu fondata dai Celti e poi conquistata dai Romani nel 56 a.C., grazie a Servio Sulpicio Galba, luogotenente di Giulio Cesare. Questo anfiteatro è l'edificio romano meglio conservato. Oggi è utilizzato come arena per i combattimenti delle mucche. Per dare poi una decisa impronta cristiana alla società civile anche in queste regioni dell'antica Elvezia, come un po' in tutto l'impero, si utilizzarono precedenti santuari pagani per erigere le nuove chiese cristiane. Anche l'abbazia di San Maurizio sorge, come spesso accadeva, sopra un precedente edificio di epoca romana, probabilmente un tempio dedicato al dio Mercurio, di cui questo è l'arco. Un insieme di antichi edifici religiosi e civili che ancora oggi accoglie il turista e gli trasmette una sensazione di armonia e di equilibrio. Ed ora diamo la linea e spazio all'Archeo TG con Mariella Pifaggio. Ben ritrovati all'Archeo TG. Adesso parliamo di Stonehenge, uno dei siti archeologici più imponenti della Gran Bretagna,
nonché forse uno dei monumenti preistorici più famosi al mondo. È stato anche dichiarato sito del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Questo magico luogo si compone di grandi pietre megalitiche disposte in posizione circolare e alcune delle quali sono sovrastate da grossi massi orizzontali. La sua etimologia fa infatti riferimento al concetto di pietra sospesa. La parte più antica di Stonehenge è stata datata attorno al 3000 a.C., a cui poi sono stati aggiunti elementi risalenti ad epoche successive. I riferimenti al sito archeologico potrebbero risalire al I secolo a.C., quando lo storico greco Diodoro Siculo, in una sua opera, parlava di un grande tempio dedicato ad Apollo, collocato oltre la terra dei Galli e adornato con offerte votive di forma sferica. La più interessante e celebre ricostruzione sulle origini del sito è quella dello scienziato e filosofo Isaac Newton, secondo cui la disposizione delle pietre avrebbe rievocato in maniera simbolica la configurazione eliocentrica del nostro sistema solare, nonché la sua soggezione alle leggi gravitazionali. Tra le varie ipotesi circa la funzione di Stonehenge, vi è quella che lo associa ad una grande necropoli, essendo il monumento principale attorniato da tumuli sepolcrali sparsi nei territori circostanti. Una grande incognita riguarda poi le modalità di spostamento delle pietre che lo compongono, le quali sono originarie di zone lontane molti chilometri dal sito. Si tratterebbe dunque di un compito praticamente impossibile per uomini primitivi. Tutti questi misteri hanno fatto associare Stonehenge a vari miti e leggende, dai druidi agli UFO, fino a farlo diventare simbolo della cultura New Age. Grazie Emilia Aristide, ti ripasso la linea. Grazie Mariella per le tue interessantissime chicche dell'Archeo TG. Ora noi rientriamo per parlare della Fondazione Janadà. La Fondazione Janadà, siamo ancora nel Vallese, in Svizzera, lungo il Rodano. Siamo esattamente a Martigny ed è una fondazione particolare, Pierre Janadà, che ha al suo interno ha tanti aspetti culturali rilevanti, adesso li vedremo, ma soprattutto ha uno spazio a sé dedicato a Leonardo, al genio di Leonardo, con la realizzazione di alcune macchine. Pensate che Leonardo aveva solo immaginato, aveva solo disegnato e semmai progettato, ma che non aveva ovviamente mai realizzata. Quindi adesso li possiamo vedere concretamente come sarebbero venute se Leonardo le avesse realizzate. Sì, questa fondazione poi fu creata da Leonard Janadà nel 1976 in onore del fratello Pierre e ospita svariati interessi. Infatti, oltre alle esibizioni culturali, qui si sono intervallati concerti e anche spazi dedicati alle opere di grandi artisti che si possono trovare anche nel parco. E addirittura c'è un vero e proprio garage di auto d'epoca che ospita 50 automobili che vanno dall'epoca dell'Ottocento fino ai primi del Novecento. Pensa che c'è una bellissima Bugatti gialla, noi siamo stati a l'hai provata? Vedere, magari non guido neanche il monopattino. Vediamo insieme la Fondazione Janadà. Pochi sanno che a Martigny, cittadina svizzera sulla strada per Ginevra, sorge un centro d'arte e cultura che è sede di interessantissime mostre e di particolari raccolte permanenti. È la Fondazione Pierre Janadà, la cui storia espositiva è legata anche alla cultura italiana ed in particolare lombarda. Qualche anno fa qui venne presentato un famoso quadro del Mantegna, conservato alla Pinacoteca di Brera. E nella sezione dedicata alle auto d'epoca, tra importanti modelli degli anni 30 del secolo scorso, svetta la mitica Isotta Fraschini, fiore all'occhiello dell'ingegneria automobilistica milanese. Il discorso non cambia per l'esposizione, in corso fino al 23 novembre, su Pierre Renoir, tra i maggiori impressionisti europei di fine Ottocento. Anche in questo caso il legame con i collezionisti d'arte della nostra regione è garantito dalla presenza di un paio di quadri imprestati da privati della provincia di Mantova.
un'esposizione di alto livello, quella di Renoir, la cui ricchezza di forme e contenuti viene mostrata in ordine cronologico, dai paesaggi di età giovanile ai ritratti di un momento più maturo. Sono 100 opere che testimoniano 60 anni di creatività di Renoir. Grande importanza a ritratti e natura. È proprio nei bellissimi scenari naturali che emergono le capacità artistiche e la ricchezza cromatica del pittore francese, che rappresenta colline, campagne e montagne nei minimi dettagli. Questo spazio è dedicato ai paesaggi impressionisti, opere giovanili in cui Renoir ha ancora una visione idilliaca della natura. Interrompiamo un attimo i nostri servizi per dare spazio alla pubblicità, ma restate con noi. Eccoci di nuovo insieme e proseguiamo con un doveroso tributo a un grande protagonista della pittura del Novecento, ad Antonio Ligabue, che per pienezza di colori, a tinte vivaci e soprattutto per una naturale propensione alla malinconia è stato soprannominato il Van Gogh italiano. Ma fu davvero italiano, Ligabue? Questa è una bella domanda, perché pensate che nel 2019 a San Gallo, che è il paese dove Ligabue crebbe e si formò, fu istituita una mostra dove gli studiosi svizzeri hanno affermato che Ligabue, poiché trascorsi i suoi primi 20 anni di vita in Svizzera, è a tutti gli effetti il Van Gogh svizzero e non italiano. Infatti la curatrice di questa mostra, la San Gallo, appunto in Svizzera, con cui avevamo parlato a suo tempo, faceva notare come già la pienezza delle tematiche era presente nella fase iniziale della vita di Ligabue, appunto in Svizzera. Soprattutto la grande attenzione alla natura, non solo ai paesaggi svizzeri, ma anche agli animali selvaggi, che Ligabue aveva particolarmente amato e studiato sui libri, sulle enciclopedie di scienza, appunto in Svizzera. Quindi sembrerebbe che sia stato il Van Gogh svizzero, diciamo. Sì, però attualmente c'è ancora questa diatriba, perché gli italiani, così come gli svizzeri, non vogliono cedere, non vogliono lasciare Ligabue al nemico, tra virgolette. Certo, infatti lo stesso Sgarbi, durante la mostra del 2020 che si svolse a Parma, proprio per approfondire questo tema, ha portato varie testimonianze e vari elementi per accreditare il fatto che la pittura matura di Ligabue sarebbe stata influenzata appunto da grandi artisti italiani, tra cui il Mazzacuratti, stiamo parlando di Renato Mazzacuratti, e quindi Ligabue è da considerarsi, ahimè, per dispiacere degli svizzeri, il Van Gogh italiano. Certo, anche perché Mazzacuratti insegnò a Ligabue soprattutto le tecniche più raffinate della pittura dell'avanguardia, delle avanguardie europee dell'epoca, soprattutto di Picasso. Quindi fu Mazzacuratti in qualche modo a far diventare Ligabue Ligabue. Io direi di perderci un po' tra le pennellate di questo famosissimo pittore. Mai artista fu tanto conteso. Conteso addirittura tra due nazioni che parecchio hanno in comune, ma che anche in moltissimo sono differenti. L'Italia e la Svizzera, o quantomeno i loro storici dell'arte, da tempo ormai si disputano l'appartenenza di uno dei più grandi pittori del XX secolo, Antonio Ligabue, capace di ripercorrere il genio di Van Gogh e di esprimerlo con la stessa intensità di colori, utilizzando sovente le forme delle avanguardie. La tensione se Ligabue fosse da considerarsi italico o elvetico è iniziata con forza grazie a una mostra nel 2019 a San Gallo, splendida città storica della Svizzera nord-orientale, dove il futuro artista frequentò parte delle scuole primarie e iniziò a cimentarsi con colori e pennelli. La mostra di San Gallo, grazie a un numero considerevole di opere esposte, praticamente tutte quelle della prima fase, ha inteso mostrare come nel Ligabue degli anni giovanili
ci fossero già tutti quegli elementi che poi il pittore maturo avrebbe meglio definito senza però aggiungere nulla di nuovo. Vediamo già l'amore per la natura, qui rappresentata dai paesaggi e dalle colline della Svizzera tedesca, e soprattutto per gli animali selvaggi, che il genio italo-svizzero iniziò a conoscere proprio sulle enciclopedie scientifiche, strumento di studio a scuola. Un'interpretazione che non ammetterebbe repliche. La replica invece è arrivata, puntuale, un anno dopo, da parte dei curatori di un'altra esposizione, altrettanto ricca, finanziata e curata dalla Fondazione Ligabue. Un Ligabue tutto italiano stavolta. A Parma, un'importante rassegna ha infatti presentato quadri della lunga fase italiana, opere mature che completano e perfezionano il Ligabue della fase iniziale in terra svizzera. Non si può ignorare, fanno osservare i critici d'arte del nostro paese, il ruolo fondamentale svolto da Renato Mazzacurati, giovane ma già esimio pittore della cosiddetta scuola romana in stretta dipendenza con le avanguardie di tutta Europa. Ecco, fu proprio Mazzacurati ad insegnare a Ligabue, che ormai si era definitivamente trasferito a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, la tecnica, sviluppata soprattutto nel cubismo, del colore ad olio, un colore vivo che diede lucentezza ai dipinti del grande artista. Una lucentezza e una vivacità cromatica che nelle opere svizzere mancano, così come forse manca quell'intenso groviglio di sensazioni tipico di un genio tormentato che segna invece il Ligabue italiano. E il verdetto definitivo ci piace affidarlo a un illustre critico d'arte che a Ligabue ha dedicato studi e ricerche continue e che era tra i curatori della mostra di Parma. Lui è italiano più che svizzero, perché l'origine è quella, ma poi lui vive, sente e si agita in Padania. Ok, quindi gli anni di studi svizzera, diciamo, sono un elemento che può essere, ma è una componente minore, okay, rispetto al fatto che lui è svizzero, gli espressi, dei piotti. E Italia. Ed è Padania, soprattutto l'area Padania. Eccoci di nuovo insieme e preparati a volare dall'altra parte del mondo. Molti amici ricorderanno il nostro bellissimo speciale, la speciale Storia Misteri, sull'arcipelago di Komodo, su Bali, sull'isola di Komodo, dove abbiamo guardato negli occhi il drago, ma in quell'occasione, sulla vicina isola di Flores, siamo stati anche nella giungla più fitta e siamo entrati in una grotta dove avrebbe abitato l'ominide di Flores. Sì, in effetti, in questa grotta, in cui io stessa sono entrata perché Aristide soffre un po' di claustrofobia. Sì, beh, però alla fine sono entrata anch'io, questo sì, però prima ha mandato avanti, come si vedrà delle immagini, ha mandato avanti le reclute, poi si è fidato ad entrare in un secondo momento. Come sempre, ovvio. Comunque in questa grotta sono stati ritrovati dei resti dell'ominide che sembra proprio l'ominide di Flores, conosciuto anche come Ebugogo, chiamato anche Hobbit, proprio per le dimensioni ridotte che lo caratterizzano. Sì, per la tipologia fisica antropica. Diciamo. Esatto, e questo mistero è molto fitto perché gli archeologi hanno datato l'estinzione di questo ominide a 12.000 anni fa, ma i resti ritrovati in questa grotta sembrerebbero molto più recenti, addirittura contemporanei a quelli dell'Homo sapiens, che sarebbe arrivato sull'isola dalla vicina Giava. Certo, ci sono molti studiosi che ritengono che l'ominide di Flores, questo Hobbit, si sarebbe estinto solo dopo il contatto con l'Homo sapiens, e quindi direi 5-6 mila anni prima di Cristo, ma c'è addirittura chi pensa a una soluzione ancora più clamorosa. Sì, esatto, perché le popolazioni locali che noi stessi abbiamo intervistato sono convinti che all'interno della giungla viva ancora questo ominide, questa sorta di Hobbit, e addirittura c'è chi dice di averlo visto e filmato. Io poi mi sono documentata ed effettivamente c'è addirittura un caso legale che riguarda tre studiosi, tre ricercatori inglesi e americani che su quest'isola si sarebbero imbattuti in questo ominide, e due di questi non avrebbero fatto più ritorno perché purtroppo sono stati mangiati con degli atti di cannibalismo. Esatto. Certo, degli atti di cannibalismo che rendono il mistero ancora più cruento. E che dire, noi siamo andati nella giungla e ci farebbe molto piacere che anche voi vedeste quello che abbiamo visto noi. Un mistero avvolge la giungla di Flores.
un mistero che affonda le proprie radici in epoca preistorica, quando da queste parti viveva uno strano ominide arrivato fin qui dalla vicina Giava, la principale tra le isole dell'Indonesia. L'Homo florinensis, vale a dire l'ominide di Flores, che avrebbe fatto la propria comparsa in tempi remotissimi, 190.000 anni fa, e che sarebbe sopravvissuto fino quasi ai giorni nostri, estinguendosi solo attorno al 12.000 avanti Cristo. Questo ominide, di cui gli antropologi hanno trovato resti di ossa, ha lasciato nelle sue fasi più recenti testimonianze della sua presenza. Testimonianze che sono state ad esempio trovate in grotte impervie e piene di insidie, ad iniziare dai pipistrelli, antri spettrali in cui le nostre inviate si sono spinte senza timore. Questa grotta ancora oggi è abitata, ci sono decine di pipistrelli che in qualche modo orlano i soffitti più o meno angusti, ci sono grilli ma anche altri insetti, anche più pericolosi, e poi è abitata probabilmente da ere geologiche passate. Qui una volta c'era il mare, tant'è vero che è stato trovato in uno di questi cunicoli laterali un fossile di tartaruga. A volte anche resti importanti, costruzioni di pietra anche complesse, che mai si sarebbe pensato avesse potuto realizzare. Dall'Egitto all'Indonesia, come sono state costruite le piramidi in Egitto e chi ha portato questa pietra così grande qui sopra? In effetti questo ha tutta l'aria di essere stato un antico luogo di culto antropico, cioè di qualche popolazione primitiva che viveva qui 20-30.000 anni fa. Sicuramente la pietra è stata posta in situ dall'uomo, da mano umana, e questa radice che si sviluppa in questo modo è stata orientata nel suo sviluppo certamente dall'uomo. Ma è veramente scomparso l'ominide di Flores? Gli scienziati ne sono convinti e spiegano che a lui sarebbe stato fatale l'arrivo dell'Homo sapiens, con cui sarebbe entrato fatalmente in competizione, soccombendo. Eppure ci sono testimonianze, per alcuni attendibili, che nel cuore della giungla sarebbe stato avvistato un piccolo umanoide dalle lunghe braccia, alto poco più di un metro, subito soprannominato lo Hobbit di Flores, che altro non sarebbe che l'ominide ancora oggi presente. Staremo a vedere. Allora, eccoci di nuovo qua, siamo tutti un po' più impauriti, anche se consapevoli che un grande mistero, diciamo così, preistorico potrebbe presto essere risolto alla luce di ulteriori indagini archeologiche. Esatto, purtroppo la puntata è giunta al termine, noi siamo molto felici di avervi intrattenuto e direi che è il momento di salutarci. Benissimo, allora alla prossima, buonasera a tutti e grazie per essere stati con noi. Arrivederci.